Eccoci a capitolo preferisco in assoluto, argomento più importante per me, che come sanno tutti quelli che mi conoscono, io praticamente da molti anni suono quasi esclusivamente basso fretless, tranne rare eccezioni, rari contesti musicali, perché trovo che col basso fretless, almeno per quanto mi riguarda, posso avere un linguaggio, un'espressività molto più ampia rispetto a un basso con i tasti. Allora, per ora ho il basso con i tasti proprio perché vorrei mostrarvi in modo più veloce e più semplice possibile, qual è la differenza principale tra questi due strumenti. Quando fu inventato il primo basso elettrico nel 1951, per molti contrabbassisti dell'epoca fu una vera rivoluzione perché prima di tutto non erano più obbligati a portarsi dietro il malloppone del contrabbasso tutte le volte. Secondo, e questo quindi anche eliminava un po' i problemi di amplificazione, eccetera. Secondo, non avevano più diciamo, non era più richiesta un'intonazione impeccabile, in quanto appunto con il basso o con i tasti semplicemente bastava, diciamo, non è del tutto corretto, comunque premere la nota nello spazio tra una barretta e l'altra, e questa usciva e esce intonata. Questo da un lato appunto ha semplificato moltissimo la vita dei bassisti e l'esecuzione di questo strumento. Da un altro lato però ha tolto tutti quei colori, quegli abbellimenti, anche se non è del tutto corretto nemmeno questo, che invece si hanno col basso fretless o comunque con tutti gli strumenti privi di tasti. Il basso con i tasti è diviso praticamente in semitoni, quindi se io passo dal re a re diesis mi bemolle, ci passo in modo non graduale ma diretto, cioè io considerando la corda intonata, un re intonato sul quinto tasto della corda La e mi bemolle intonato sul sesto tasto della corda di La. E non ho tutti i decimi di tono, i decimali che intercorrono tra una nota e l'altra. Questo appunto perché si può solo saltare di semitono in semitono. L'unico modo quindi per cambiare l'altezza di una nota entro il semitono è cosiddetto vibrato, ma il vibrato verticale, meglio conosciuto da chitarristi come bending, che sarebbe questo. Questo si dice vibrato verticale perché io premendo la corda e alzandola in modo appunto verticale vado a modificare il pitch della nota, quindi l'altezza, più o meno a seconda di quanto alzo o abbasso la corda. Questo è l'unico modo che ho appunto, per cambiare l'intonazione di una nota entro il semitono. Passo ora al fretless e vediamo invece quali altri modi ho e quali altri colori si possono ottenere con un basso senza tasti. Eccoci quindi al basso fretless. Mi piacerebbe molto approfondire nei dettagli questo argomento, ma
farò poi altri video o comunque dei corsi gratuiti che metterò su YouTube o sul mio sito. In questo video cercherò quindi di riassumere il più possibile, tornando al discorso della variazione dell'altezza di una nota entro il semitono, col basso fretless, oltre al vibrato che abbiamo visto prima verticale, io posso eseguire il più famoso e più utilizzato vibrato orizzontale, tanto caro e tanto conosciuto quando si pensa ad esempio ai violinisti, ai violisti, eccetera. Ovvero quel movimento più o meno rapido, in senso questa volta orizzontale, del dito della mano sinistra lungo la tastiera. Questo fa sì che l'orecchio percepisce questa variazione di intonazione che dà una sfumatura o un colore molto particolare a quello che stiamo eseguendo. Faccio un esempio per farvi capire uno dei milioni di esempi che potrei fare, ma restando in tema Giacomo, vi faccio una melodia che sicuramente conoscete, prima senza il vibrato e poi con. Esagerato, per farvi capire, comunque il colore della frase cambia totalmente. Ci sono molti, molti modi, molte tecniche diverse per eseguire il vibrato, tant'è vero che gli strumentisti, per l'appunto classici, porto sempre esempio dei violinisti, passano dei veri e propri anni per studiare correttamente tutte le tecniche per i diversi tipi di vibrato. C'è il vibrato più largo, il vibrato stretto, il vibrato di polso, il vibrato di avambraccio. Nessuno di questi, contrariamente a quanto ho letto anche recentemente su molti metodi musicali, nessuno di questi è sbagliato, ma si può dire che alcuni funzionano più in un certo contesto rispetto ad altri. Consiglio sempre di approcciarsi al vibrato dopo essere arrivati ad avere una buona intonazione sullo strumento fretless. Proprio a proposito di intonazione, il consiglio che vi do, non è assolutamente obbligatorio, è quello di cercare di guardare il meno possibile la tastiera, ma di utilizzare molto l'orecchio e le posizioni. Cosa vuol dire questo? Pensate appunto a un violinista che sta leggendo uno spartito nell'orchestra di musica classica, se si mettesse a guardare dove poggia le dita, sarebbe assurdo, farebbe un po' come faccio io normalmente quando leggo uno spartito che dopo 2 secondi mi perdo. Quindi è ovvio che non la guardano la tastiera, addirittura anche quando fanno salti molto, molto ampi, nonostante abbiano una tastiera più ridotta, assolutamente lo fanno con degli automatismi che hanno appunto sviluppato con anni di studio. Quindi io fortunatamente, quando iniziai a suonare basso fretless, il mio insegnante dell'epoca, quindi una ventina abbondante di anni fa, mi disse proprio, mi fece notare proprio il discorso della lettura, e mi disse che lui, suonando un'orchestra, non ricordo, comunque suonando delle parti scritte, quando suonava il fretless,
si trovava in difficoltà perché aveva sempre studiato comunque con dei riferimenti visivi e quindi o portava il basso con i tasti o era un casino. E mi disse cerca di partire subito con un basso privo di segni, di linee, eccetera, e basati appunto sull'orecchio e fai tanta pratica con le posizioni. Infatti il mio primo basso fretless fu un bellissimo cort a tastiera completamente cieca e lì mi sono fatto un po' il mazzo, diciamo, dello studio del basso fretless. E le posizioni, cosa si intende? Diciamo che per come la vedo io, dividendo la nostra tastiera in varie parti e in varie quindi posizioni, partendo da una nota, io devo crearmi delle diteggiature e delle posizioni, degli allargamenti che diventino poi appunto automatiche senza dover guardare la tastiera. Questo si fa suonando in tutte le parti della tastiera scale, arpeggi, frasi e quant'altro. All'inizio è automatico stonare perché ovviamente non siamo abituati, però rispetto ad esempio, appunto, un violino, una viola. Il nostro strumento, fortunatamente, ha una tastiera abbastanza importante, abbastanza lunga, e questo ci aiuta un po' perché nel violino basta veramente non un millimetro, un decimo di millimetro per stonare in modo clamoroso, mentre noi, comunque, per far sentire una nota calante o eccedente, insomma, dobbiamo sbagliare di un pochino appena di più. Quindi tanta pratica, questo è il mio modo di vedere. Ci sono anche tantissimi bassisti, ho sentito anche recentemente delle interviste, porto esempio, mi viene in mente Pino Palladino, comunque molti altri del livello, appunto il livello altissimo, di bassisti che non nascondono, che invece non è che si affidano totalmente a riferimenti visivi, però si aiutano in qualche modo. Questo è del tutto facoltativo, è del tutto, cioè ognuno è libero di studiare come preferisce, come meglio crede. Io vi do solo delle dritte. Tornando a Giaco, lui nell'intervista del Modern Electric Bass afferma che comunque quando tolse i tasti dal basso, ovviamente gli rimase i segni dovuti al riempimento con lo stucco, eccetera, e lui si aiutava anche lui si aiutava a suonare con questi riferimenti qui, quindi a suonare nei punti giusti con le linee. In realtà se voi osservate bene Giacomo nei suoi live, nei concerti, eccetera, si vede chiaramente che lui suonava intonato anche quando guardava da altre parti, sempre. Quindi sono convinto che, a parte le sue doti naturali da alieno, sono convinto che lui avesse comunque affrontato il discorso intonazione studiando appunto senza guardare la tastiera. Altra cosa, tutti gli abbellimenti che possiamo eseguire sul basso fretless in realtà sono eseguibili anche sul basso con i tasti, come vi dicevo prima per il vibrato, ma l'effetto sarà totalmente diverso. Un altro abbellimento che è impossibile non utilizzare
su un basso fretless, glissato o glissando o slide, chiamatelo un po' come vi pare, perché appunto nel basso con i tasti, se io parto da un sol e scivolo fino a un si, non sento tutti appunto i decimi di tono che sento con basso fretless, ma avrò una partenza da sol, un arrivo da si passando per i semitoni, non per i quarti di tono, eccetera. Lo slide semplicemente appunto è una tecnica che consiste nel partire da una nota e arrivare a un'altra distante quanto vogliamo, scivolando lungo la tastiera. Rifaccio l'esempio di prima con un'essenza glissato. Senza, e ora facciamo con dite che anche qui le sfumature, l'effetto è completamente diverso. Non mi ricordo più cos'altro volevo dirvi. E come avevo premesso, la mia memoria è molto corta, ma ecco, un'altra cosa sicuramente che va detta è che un'altra tecnica usata dal nostro Giacomo era l'uso delle quinte, ovvero se ci fate caso, in molti brani, come ho scritto nel libro, lui utilizzava questa tecnica che dava un effetto molto, personalmente molto bello, comunque molto forte, che era questo. Quindi la quinta suonata con una specie di arpeggio, ma semplicemente parto dalla nota a corda sotto e subito vado a suonare l'altra, quindi un arpeggio molto molto veloce. Si ha questo effetto molto caratteristico. Tanto troverete tutto nei prossimi esempi e si partirà dagli esercizi proprio base, quindi chi si approccia per la prima volta a basso fretless ha modo di appunto di esercitarsi proprio sulle basi dell'intonazione, quindi nota premuta, nota e corda a vuoto relativa, quinte, ottave, eccetera, eccetera, intervalli e quant'altro. Sempre cercando di guardare il meno possibile la tastiera. E poi gli esercizi andranno gradualmente ad aumentare di difficoltà e comunque per qualsiasi domanda, informazione e per chi volesse anche approfondire lo studio del basso fretless, vi aspetto sul canale YouTube o comunque contattatemi tranquillamente. Per ora è tutto e vi aspetto al prossimo capitolo.